Questo è quello che sta filmando. Non paradiso, no. Ja, aber ich meine, wo spielst du jetzt denn? Vagabondo. Vedi che bello qua Castello, no? Mettiti qua sopra. Palazzo è così grande, no? Quello viene qua e fanno bordello, non so. Stiamo arrivando da Rosario Messina, si trova la Kreiskaustrasse in Rauhenberg, il più grande meccanico di tutta la Germania, piccolo ma però bravo. Oh, Salvato, diglielo qua pure a camera. Come? Ci hanno fatto sempre piangere, non hanno i tedeschi, gli italiani. Già adesso passo, no? Dove abita un paese scordato, lo patatenne, dove abita lui? Che l'ha fatto andare l'altro? Non arriva a capire. Senti, a benzinaio che è stato in Germania. Il primo? In tutto il mondo. Primo di tutti. Ma no, è storia di apoteche. No, qua, primo benzinaio che è stato in Germania. Il primo benzinaio? Il primo benzinaio che ha detto qua. È sempre detto, il primo del mondo. Ah, questo è il primo tanghistello, là, no? Questo è qua, e qua è dove stiamo andando. Ah, del mondo, no? C'è un grande di tanghistelle. Ma forse il primo benzinaio, cascia, Mercedes. Prima bagaggio. Credo che sia una bici. Allora. Questa canzone. Rosario, tu sei italiano, di dove? Sono italiano, sono nato a Caltagirone. Rosario, ti è arrivato gelato. Schwarzrotgold. Deutschland. Dimmi. Allora, io sono di Caltagirone, sono nato a Caltagirone nel 1964, a 14 anni sono venuto in Germania. Per quale motivo, Rosario? Per motivo di lavoro. Quindi sono venuto insieme a mio padre per lavorare, perché in Italia mio padre faceva il contadino. Quindi condizioni economiche scarse. Esatto. Quindi sei venuto qui
Hai cominciato con l'attività? Quale attività? Ho cominciato da una ditta edile. Ho lavorato fino al 1967, poi ho fatto il saldatore 3 anni e poi ho fatto il meccanico. Tuo papà ha continuato a fare il mestiere che faceva? No, mio padre era contadino e in Germania ha fatto il lavoro edile. Nelle fabbriche, costruzione. Quindi hai cominciato a fare il meccanico quando tu? Nel 1970 sono andato a lavorare all'Opel e ci sono rimasto fino al 2002. Perché quindi poi hai fatto un'esperienza all'Opel? Sì, sì. Avendo fatto un'esperienza allora ti sei messo in proprio poi? Poi ha chiuso questa officina perché per motivi che non aveva rete, non lo so perché, e sono rimasto disoccupato. Naturalmente ho avuto l'occasione di mettermi per conto mio e mi sono messo per conto mio. Come ti sei trovato in Germania i primi tempi? Certo, i primi tempi è una nazione fuori, all'estero, mentalità diversa dall'Italia, sistema diverso, però col tempo mi sono abituato. Ha avuto difficoltà, no, i primi tempi? Può darsi i primi tempi, mi mancava l'Italia, però poi piano piano ti sei adeguato. Mi sono ambientato. Ho conosciuto amici, ho fatto amicizie. Ti piace la Germania ora? Ma certo, se non mi piacerebbe non starei qui. La Germania, sono contento, io sono sposato con una tedesca, mia moglie e i miei figli sono qua. Praticamente non è che me ne possa andare, anche io vorrei, non me ne potrei andare in Italia. Vado un po' qua, un po' là. Il mestiere tuo oggi in Germania è redditizio o no? Come? Che significa? Si guadagna abbastanza? Ma si vive. Cioè lo pagano volentieri il lavoro tuo? Sì, lo pagano, sì. Io sono contento, io non mi posso lamentare. Che cosa ti manca dalla Sicilia? Ma che cosa mi manca? Io ho i miei sorelli, i miei fratelli in Sicilia, mia madre, più che altro quelli mi mancano senz'altro. No? Ma io oggi con gli aerei che stanno, con la possibilità io vado e vengo, non manca niente per me, no? Manca può darsi il tempo. Diciamo in Italia abbiamo un buon tempo, qua piove, qua più freddo, però io sto bene sia qua che là. Allora tu mi hai detto che sei di Napoli? Sì. Napoli? Napoli centro. Come ti chiami? Salvatore. Quanto tempo è che sei qua? 47 anni. Colori? Tedesco. Deutschland. E perché? Come mai? Warum? Weil es deutsche Farben sind. Das sind die deutsche Farben. Schwarz, rot, gold. Ma che per la, ma che per la partita? Così gelato. Ma che per la partita di domani forse? Naturalmente. 3-1, eh? No. 3-1 per noi, per l'Italia. 3-1 per l'Italia. 3-1 per l'Italia. 3-1 per l'Italia. Das ist mal che italiani si fanno. Hai giocato so einfach. Aus Waldmeister, Zitrone. Was sind das? Das ist grün, grün, weiß, rot, ne? Waldmeister, Zitrone, Bär. Come ti chiami? Nome? Nome? Yeah. Bent. Bernardo. 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 Edoardo Bernardo. Bernardo da Vinci. Allora. Hai detto quanti anni è che sei qua? 47. Come ti trovi in Germania, Salvatore? Ah, in principio un po', in principio male, malissimo in principio. Poi piano piano incominci a abituarti e ti cambia vita. Con quale mestiere hai cominciato qua? Nessun mestiere, ho lavorato in una fabbrica di metallo. In una fabbrica di metallo ho cominciato a lavorare. E sempre in fabbrica ho lavorato, sempre in una fabbrica di metallo, sempre ho lavorato. E mo sei andato in pensione? Adesso in pensione, sono 2 anni che sono in pensione. E come ti trovi in pensione? Che vita svolgi in genere? Un po' moscio, un po' duro, vediamo come si deve rimanere. A volte a moscio quando stai a casa, insieme alla televisione, ti siedi, la mattina ti alzi a prendere una tazza di caffè così con gli amici e ti passi un'oretta e mezza e poi è finita. Cioè, arriva a casa, va con la moglie a fare un po' di spese, ti siedi vicino alla televisione, te la vita pensionato. La vita pensionato, che vuoi fare? E ogni tanto vai nel paese tuo? Sempre, napoletano come fa a non andare al paese suo? E quindi il clima, diciamo, ti manca?
mia ma... Eccola! L'Italia qua. Ma non la voglio, cioè, io non la mangio. Ti stanno intervistando. Ma non la mangio, ce l'hai. L'Italia. Questa è la bandiera italiana. Questa è la bandiera... Qua, rossa. Rossa! Questa è questa qua. Il Jean-Marie! Das ist SS 3-1. Es ist unter Deutschland Italien. Guck mal, das sind die schon reduziert und die Italiener sind immer aktiv. Guck mal, die Italiener sind immer aktiv, sempre attivi. Non è gocciola di invece di tedesche ne. Dice io capendo. Ha capito, lo vedo andare verso mare. Ma che stesso? Ah, certo, ma tu non dovevi andare. Io ho fatto. Arrivavo a Giannavia. Chi hai famiglia, Salvatore? Sì, c'è una moglie tedesca e tre figli. Quindi tua moglie è tedesca? Sì. E tre figli? Sì. Che età? Una più grande ce l'ha 24, un altro 21 e un altro 19. Due femminucci sanno. È un maschietto, l'ultimo maschio, 19 anni. Sono sistemati tutti? Sì, una fa a dentista. Un'altra lavora al dottore qua a Visle e mio figlio è idraulico. La porca puttana. Ai tuoi figli piace stare in Germania? Ma i miei figli sono nati qua, ormai c'hanno... Quindi? Sono abituati qua. In Italia sì, gli piacciono andare in ferie quando stanno andando, però la vita loro è qua, gli amici l'hanno qua, l'amicizia ce l'ha qua, è difficile che vanno in Italia. Certo, in Italia vengono spesso perché gli piace vedere Napoli. A Napoli c'è mia madre, c'è sua nonna a Napoli, c'è la casa che c'hanno a Napoli, possono vogliono. La casa l'abbiamo qua pure a Milano. Ma allora stiamo buoni, si va avanti, si cammina. Non è che puoi fare salti. Si va avanti con la pensione e via, di più. La crisi si sente? La crisi c'è sempre. Rispetto a prima? Sì, la crisi c'è sei crisi adesso. Prima era diversa, ma adesso c'è una crisi. Nel 60, fino all'82 si stava bene, dall'82 in poi. I parenti tuoi cosa dicono, cosa ne pensano di questa crisi? Ma i miei parenti stanno in Italia, la maggior parte, tre ce l'ho in Italia e cinque ce l'abbiamo qua. I miei fratelli, ci siamo otto di famiglia nostra, abbiamo nata una famiglia numerosa. Tre stanno in Italia e cinque sono in Italia, ognuno ha il suo lavoro. Cioè, alla crisi non la puoi sentire, se c'è il lavoro non puoi sentire più crisi. Ho tanti anni che sei qua in Germania, è difficile. Non credi che sia una montatura questa crisi? Può darsi pure, tutto questo. Però la crisi è qua arrivata da noi solo quando hanno fatto quel cazzo di euro. Da che è cominciato l'euro è venuta la crisi a tutto quanto. Nelle tasche di tutta l'Europa è venuta la crisi. Solamente i capitalisti hanno fatto più soldi, ma gli operai hanno sempre diminuito. Stanno sempre. Quindi i poveri sono impoveriti? I poveri sempre di più. E i ricchi hanno saputo investire, insomma. Non va, perché loro dal un euro. Prima era un marco, se facevano l'euro a un marco allora si poteva gestire benissimamente, ma facendo un euro, due marche, alla mesata è sempre uguale. E si hanno fatti, ci hanno fregato noi il 50%, ci hanno fregato. Questa è la crisi che sta in Germania. Ci hanno fregato il 50%. E quindi è la stessa cosa in Italia? Sì, sì, in Italia è la stessa cosa. Ma non solo in Italia, tutta l'Europa. Tutta l'Europa. Non ho visto nessuna nazione europea che è contenta dell'euro. Non esiste nessuna nazione europea che è contenta dell'euro. L'euro ha distrutto tutta l'Europa. L'hanno fatto solamente per i cazzi loro, i capitalisti, ma non per i poveri. Ogni paese cerca di riportare la vecchia moneta. Fosse la cosa buona. Questa è una cosa migliore, perché prima quando c'era il marco qua, lui già ce l'avevi in mano, lo sapevi spendere come si deve, ma adesso con l'euro, un euro, allora, ma, o due euro, ma no, due euro su quattro marche, invece tu compravi una cosa prima, quattro marche, è troppo caro, invece adesso su due euro, sai, non ci fai caso, però dopo te ne accorgi come è pesante l'euro confronto al marco. Il fatto delle, se tu avevi 100.000 euro, marchi, se avevi 100.000 marchi in banca, sono diventati dopo con 50.000 marchi, è vero o no? Perché con i stessi soldi non ci compri più niente. No, non compri più niente. Anche l'assicurazione. Ma anche quando vai a fare spesa. Tu ci avevi un'assicurazione, mia moglie ne ha chiusa una, ci dovevano dare 40.000 marchi e ci hanno dato 20.000 euro. Hai perso il 50%. Sì.
è una cosa normale. Chi ci ha guadagnato sono le banche, detto, che pagano di meno. Sì, l'euro ha rovinato tutta l'Europa e basta. Questa è la cosa che c'è. L'euro ha proprio rovinato tutti quanti. E le case? Tutte hanno rovinato. Chitorino è troppo un cazzo, si comincia a parlare come me, un tipo vergognoso come sono io, c'è la stessa cosa, io ho vergogno. Sono sopra la luna. Tone, di dove sei, Tone? Dalla luna. Di dove sei? Da Marte. Da Marte vieni? Marte vengo. Sono venuto 10 anni fa qua. E con che cosa sei sbarcato? Con un missile. Ma ti trovi bene? Hai cambiato un pianeta? Dal pianeta Marte? Male ti trovi sulla Terra? Faceva meglio sopra Marte. Perché non te ne ritorni? Un missile è rotto, nessuno me lo può riparare. Ma non trovano il sistema. Ma manca gli americani me lo possono riparare. Gli ingegneri sono finiti. Chiama Berlusconi. Berlusconi te lo ripara. Berlusconi non c'ha tempo, c'ha le sue donne, non c'ha tempo. Quindi è da un po' di tempo che si paga all'americana. All'americana si paga, quando siamo più di 3 persone, quando siamo di meno. Alla allora, romana, come all'americana? Alla romana. Si cerca di non aggravare le spese del compagno. No. Pagare 2 euro, non è la stessa cosa. In Italia so come fanno, pago io. Il portafoglio ce l'hanno sempre incollato. Fanno pagare sempre e poi si fanno le case. Ma che fume, Salvatore? Ancora fume? Lui mi fa fumare a me. Ah, tu? Sì, ah, lui? Perché? Perché gli piace il fumo a me, gli piace a lui. Sì. Se non vedo fumo a me, non si ammusce. Invece a 20 fumo, si rialza subito lui. Lo tiene sveglio allora? Sì, sì, mantengo sempre sveglio. Lui è un tipo quando vede a me si indossa sempre. Però incomincia a riscaldare il tempo. Che la la, che la la, me va dicendo da me. Bravo! Buongiorno Rosario. Giornale vittima, Rosario. Auguri intanto, Grazie. L'Italia ha vinto. Grazie, buongiorno. 2-1. Allora, questo è il tuo laboratorio? Questo è il mio laboratorio di macchina, sì. Questo qua io cerco di lavorare un altro paio di anni e poi andare in pensione. Però va bene, va. Come? Rosario è il presidente della CREI. Cosa vuol dire CREI, Rosario? CREI significa il Circolo Ricreativo e Immigrati Italiani. E giocano quindi a calcio. Tu sei il presidente. Io sono il presidente. Vede qua. E come presidente mi hanno venuto a intervistare quelle del giornale, no? E io ho scritto qua Italia vince. Bravo, quindi hai e quando ci hai messo? Ci hai messo, ho messo 2-1 qua. No, 2-1 c'è qua. Guarda, 2-1. Vai. Martedì sono venute quelle del giornale e ho pronosticato che l'Italia vince per 2-1. Che bellissimo qua. Gli azzurri vincono per 2-1. Il giornale è uscito un giorno prima, no? Il giornale è uscito. Faccia vedere la macchina che hai fatto tu. Rosario l'ha fatta questa macchina. Questa macchina l'abbiamo costruita. Di legno, no? No, di legno, di fara di legno. C'è un motore qua, un motore. Motore del 2000. Ma funziona, corre. La festa del vino. Ti ho spiegato il nostro club che si è creato nel 1967, l'attività che fa il nostro club, e poi abbiamo parlato della vittoria. Dell'Italia del 1982 che abbiamo vinto con la Germania 3-1, abbiamo parlato anche della vittoria del 2006 e di questa